Il 13 giugno del 2023 ricevo una chiamata, una richiesta di soccorso da parte di un'imbarcazione con a bordo 750 persone partite dalla Libia, dalla città di Tobruk. Le persone a bordo mi hanno comunicato che erano in navigazione da 5 giorni e che avevano bisogno di essere soccorsi nelle acque in cui si trovavano in quel momento. Parlavano di assenza di acqua e chiedevano, se fosse possibile, insomma, mandare una nave che potesse portare dell'acqua e del cibo alle persone che erano a bordo. Dopo varie chiamate con l'imbarcazione, cioè, è giunta una seconda comunicazione molto importante in cui, la persona che parlava con me mi ha detto che, hanno capito, che a bordo c'erano 6 persone morte e che avevano portato questi morti sopra, nella parte alta del barcone. Continuavano a raccontare che alcune persone erano svenute, che c'erano stati, insomma, vari malori, come è normale che sia con un barcone con un numero molto alto, di persone. Verso la sera, durante una chiamata mi sono ad un certo punto ho iniziato a sentire i migranti che urlavano, che erano, insomma, ricordo che in una delle chiamate si parlava di un elicottero, mi dicevano: abbiamo visto un elicottero, erano felicissimi, forse quello è stato il momento in cui hanno. Il momento della speranza, il momento in cui, insomma, pensavano di aver raggiunto la salvezza, ecco. Vedendo quell'elicottero mi dicevano: ecco, ci hanno visti, e loro continuavano a chiedere soccorso, urlavano in continuazione, e dopo questo elicottero è arrivato un mercantile. Io la chiamerei nave senza specificare che tipo di nave, perché i migranti a bordo non mi hanno comunicato il nome del mercantile, quindi riporto le loro parole. Loro dicevano mercantile, ma non ho il nome del mercantile di cui parlavano. Quindi una nave si è avvicinata al barcone e a questo mercantile, i migranti parlavano, ovviamente, ripeto, parlavano di mercantile, ma io vorrei continuare a parlare di nave perché non sono mai riuscita ad avere il nome di quel mercantile. Mi dicevano che sono stati legati da questa nave, legati tramite 2 corde, e ogni 5 minuti veniva lanciata una bottiglia d'acqua. Lanciare una bottiglia d'acqua, ovviamente, a 750 persone che non bevevano acqua da 5 giorni, era matematico che, insomma, 200-300 persone andassero verso destra o verso sinistra, rischiando di far ribaltare l'imbarcazione. I migranti qui si sono spaventati, non hanno più capito se quella era un'operazione di salvataggio o era un modo per mettere in pericolo le persone a bordo. A causa di questa paura, a causa del panico che si è creato a bordo, hanno deciso di allontanarsi da questa nave che continuavano a chiamare mercantile, continuavano a dirmi Tijaria, Tijaria, il Merkeb Tijari, la nave mercantile. Si sono allontanati e quando si sono allontanati continuavano a chiedermi: e ora che cosa dobbiamo fare? Verrà qualcuno a salvarci o meno? E ovviamente questo a prova del fatto che loro non mi hanno mai detto che volevano continuare a navigare o che volevano andare in Italia. Proprio nel momento in cui si erano staccati da questa nave per paura di affondare, per salvarsi, ecco. Non mi hanno detto che stavano continuando a navigare, che volevano andare in Italia, anzi, mi hanno detto: e adesso cosa succede? Arriveranno dei soccorsi? Arriverà qualcuno? Io ho continuato ovviamente a tranquillizzarli, sicura del fatto che la Guardia Costiera greca non avrebbe mai lasciato morire 750 persone. L'ultima chiamata tra me e l'imbarcazione era stata verso le 10 di sera, 10 italiane, 23 greche. Alle 22 ore italiane, insomma, in questo orario io ho ricevuto l'ultima chiamata da parte delle persone che erano a bordo. Non sono riuscita più a mettermi in contatto con loro e l'indomani mattina ho avuto notizia del naufragio.